Allora ragazzi, in questa fiera non poteva mancare il buon caffè italiano. Vicino a me abbiamo la signora Claudia Michelin di Cofil. Di Cofil. Da dove nasce questo nome Cofil? Beh, Cofil è un nuovo modo di proporre il caffè, è un modo che vuole essere supportato dalla conoscenza, dalla cultura del caffè in tutta la sua filiera, dal momento in cui viene coltivato al momento in cui viene estratto in tazza. Cofil vuole essere, proprio per sottolineare questa esperienza che nasce dal sentimento, la sensazione, la simbiosi tra caffè e feeling. Da quanto tempo esiste questa azienda? Allora, l'azienda nasce 30 anni fa, la casa madre e la torrefazione brasiliana. Il signore che è dietro di lei è l'artigiano tostatore. Da 3 anni entriamo in questa azienda io e mio marito e da novembre nasciamo come Cofil. Cofil vuole essere l'italianità, l'artigianalità italiana legata al mondo del caffè da proporre anche all'estero. I rapporti con l'estero, il consumatore tedesco, come va? Va tutto bene? Diciamo che per noi è un primo approccio con il consumatore tedesco. La filosofia che noi seguiamo, che è quella proprio legata alla terza onda del caffè, è una filosofia che nasce nel nord Europa, in America, dove c'è più fame di cultura legata alla conoscenza dei prodotti. E quindi diciamo che qua c'è più curiosità rispetto all'Italia. L'Italia forse c'è da lavorarci ancora un pochino, ma è un progetto che vuol perseverare perché è sicura di trovare una giusta collocazione anche in Italia. E arriverà di sicuro. Magari ci vuole presentare un po' il suo prodotto? Assolutamente sì. Noi ci occupiamo di 2 tipi di tostatura di caffè, in quanto proponiamo sia estrazione di caffè espresso che estrazione di caffè filtro. La principale differenza nel tipo di lavorazione, quindi di cottura del chicco, sta proprio nelle 2 tipologie di estrazione. Quella dell'espresso è una tostatura più scura, quella del caffè filtro è una tostatura più chiara. Noi, c'è da dire che lavoriamo con specialty coffee, selezioniamo proprio nei luoghi dove vengono coltivati i caffè, ci mandano i campioni, li testiamo, se ci soddisfano ordiniamo i caffè. Gradite vedere un tipo di estrazione a filtro? Sì, volentieri. Benissimo. Allora, diciamo che qua abbiamo 2 tipologie. Un tipo di estrazione con il filtro a carta in cui il caffè risulta essere molto più limpido e più dolce perché viene tolta la parte oleosa del caffè. Nel metodo tradizionale italiano abbiamo un tipo di estrazione con il filtro d'acciaio. Questo conserva la parte oleosa del caffè e si dice che il caffè conservi il suo corpo perché rimane più torbido. Quella è la variante che conosciamo tutti, sì, no? Adesso poi facendo le estrazioni vedrete proprio a livello di trasparenza con un bicchiere di vetro quello che vi sto descrivendo adesso. Allora, iniziamo con la prima variante. Un appunto che volevo farvi è nel farvi capire la differenza dell'estrazione del caffè filtro rispetto al caffè espresso. Oltre ad avere un'attenzione particolare alla tostatura, bisogna avere un'attenzione particolare alla macinatura del caffè. Il caffè espresso è una polvere molto molto fine, contrariamente molto molto fine, si vede proprio ed è tangibile, contrariamente al caffè filtro ci va una macinatura, granulometria quasi quella dei granelli di zucchero, molto più spessa, anche a livello visivo si vede la differenza, oltre che a livello tattile. Diciamo che altro parametro che va tenuto in considerazione è la brew ratio. La brew ratio si intende la proporzionalità che viene utilizzata nell'estrazione tra quantità d'acqua e quantità di caffè. Diciamo che c'è nel percorso che abbiamo fatto noi, che è il percorso SCAE, dove si segue proprio i parametri dell'eccellenza del caffè, ti danno come quantità per 1 litro d'acqua 60 grammi di caffè. Un'altra attenzione fondamentale è alla qualità dell'acqua che si utilizza, perché diciamo che in tazza, oltre al caffè, quello che andiamo a ritrovare in grande quantità è l'acqua. È l'acqua, giusto. Per cui deve avere un pH corretto, che deve rimanere in un range di 7-8 pH come valore,
e come residuo fisso dell'acqua, quindi la quantità di sali minerali all'interno dell'acqua, in un range compreso tra 75 e 175 milligrammi per litro. Allora, questa macchinetta, volgarmente, concedimi il termine, chiamata, risulta un po' come essere la napoletana, perché tu vai a riempire l'ampolla sottostante con l'acqua preriscaldata, appoggi la parte superiore dove è appoggiato il filtro di caffè e attendi che per effetto del vapore acqueo, con l'utilizzo di questa catenella, l'acqua salga nell'ampolla superiore. Si lascia macerare per un minuto, si toglie dalla fonte di calore, per caduta abbiamo la nostra estrazione di caffè. E lì ci vorrà alcuni minuti, giusto? Sì, ci vorranno all'incirca dai 5 ai 6 minuti. Questo strumento, in realtà, che ricorda la caffettiera napoletana come dinamica, si chiama siphon ed è un metodo giapponese. Si utilizzano veti temperati proprio perché sono resistenti al calore. Dove si può acquistare questa macchinetta? Noi come azienda, oltre a fornire caffè selezionati, specialty coffee, tostati ad hoc per ogni tipo di estrazione, possiamo fornire anche tutta questa strumentazione che vi stiamo presentando. Adesso qua lo lasciamo, sì, che avvenga la sua estrazione, e Fulvio vi farà vedere invece l'estrazione a Chemex. Anche qui ci va una pre-infusione in cui viene bagnato la parte di caffè che si utilizza, si lascia riposare per qualche secondo e qui abbiamo un filtraggio con la carta. I minuti di estrazione di questo strumento vanno intorno ai 4 minuti circa. Questo strumento dove si trova? Anche in Italia? Allora, originariamente è uno strumento che nasce in un laboratorio in Germania negli anni 40, quindi 1940, in un laboratorio di analisi dove c'era un medico tedesco che, amante dell'estrazione dei caffè d'eccellenza, ha cercato di utilizzare gli strumenti che aveva a disposizione in laboratorio per fare le sue estrazioni. Per cui ha questi imbuti di vetro che aveva, ha creato un design con un vetro borosiliconato, ovvero vetro temperato resistente al calore, per poter fare questi tipi di estrazioni. Ci ha aggiunto la parte in legno per poterlo prendere con mano senza scottarsi e ha pensato bene di tenerlo unito da questa cordina di cuoio. Lì bisogna aspettare pure alcuni minuti? È un'estrazione corretta con questa brew ratio di 500 ml di acqua su 30 g di caffè, dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 minuti l'estrazione corretta. Se qualcosa aumenta il tempo di estrazione, vuol dire o che la macinatura è troppo stretta e quindi il caffè ha difficoltà a percolare, quindi a scendere, e quindi l'estrazione non risulterà positiva. Sono curiosa pure da questa parte. Da questa parte qua invece vediamo già che l'acqua sta salendo nella parte superiore. Aspettiamo che salga e poi bisogna creare una sorta di turbolenza manuale andando a mescolare il caffè insieme all'acqua. Nell'altro metodo di estrazione questo tipo di percolazione la si crea con la brocca che si ha a disposizione, che ha un becco particolarmente ricurvo e con un'apertura molto stretta. Questo permette di dare un ritmo alla percolazione che consente di creare quella turbolenza corretta per l'estrazione del caffè. Abbiamo imparato tantissime cose oggi sul caffè. Il mondo del caffè è un mondo estremamente affascinante, e raffinato. Logicamente bisogna reperire caffè di qualità, bisogna avere la competenza e la conoscenza per farlo. Ed è bello farlo apprezzare però attraverso la comunicazione. Hai ragione. Infatti qua già sta salendo il caffè. Qui sta salendo. A breve. Devi aspettare che arrivi, sì, in alto. Adesso ha raggiunto il massimo della sua risalita.
Quindi andiamo a creare quel vortice tra acqua e caffè di cui parlavamo prima. Si chiama tempo di macerazione del caffè nell'acqua. Come si chiamano questi caffè che tu fai? Questi sono arabica, selezione arabica, si chiamano specialty coffee. Sono caffè, come dicevo prima, coltivati in altura. E il loro pregio è che sono raccolti col metodo picking, ovvero c'è una selezione manuale nella raccolta per grado di maturazione. E questo permette che nel caffè non ci siano dei difetti, ma una maturazione corretta e quindi la massima espressione di dolcezza in tazza. Che si trova a una alta qualità. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'arabica viene coltivata in natura perché è più protetta dalle aggressioni climatiche e degli insetti o epidemie varie, sì, esatto. Allora, la differenza di questo caffè rispetto all'altro, vediamo che in trasparenza la carta ha tolto la parte oleosa, è decisamente più limpido. E questo si traduce anche a livello di palato, è un caffè molto pulito e ha un po' meno corpo ma è estremamente dolce. Contrariamente all'altro tipo di metodo d'estrazione che non aveva un filtro, un filtraggio di carta ma di metallo, risulta essere più torbido. Questa torbidità è quella che dà il cosiddetto corpo al caffè a livello tattile. Lo sentiremo poi anche al palato e sarete voi a giudicarlo nella degustazione. Allora, che dire, io ti ringrazio di averci fatto viaggiare in questo mondo del caffè che non conoscevo proprio, e adesso andiamo anche noi a provare il buonissimo caffè che ci hai preparato. Grazie a voi, grazie infinite. Ciao.